Ciao bambini, andiamo avanti con scienze? Allora, voi sapete che al mondo esistono molti bambini che soffrono la fame. Se fosse possibile recuperare tutto il cibo che viene sprecato, questo problema sarebbe risolto. Capisco che a voi certi cibi non piacciono, però dovreste mangiare almeno un po'. Alimentarsi bene, è importante e se proprio non volete alcune cose, potete sempre portarle a casa col vostro sacchetto salve cibo. Se proprio la mela non ti va, portala a casa col sacchetto salva cibo. Freschezza e igiene garantita. Sì, maestra. Bene, rispondi. 7 per 8. 56 4 per 6. 24 247 per 25. 6.175 8.934 per 796. 7.111.464 Brava Jenny, abbastanza preparata, 8 più. Grazie maestra. Giovanni, sentiamo te, 5 per 5, 25. 7 per 9. Gorda! Ah, no, scusi, formiche! Oh, mi sono sbagliato! 63. Giovanni, che dici? Stai più attento, 6 per 6. Trango! Oh no, ancora volevo dire sprecolone. Non sì, ora lo so. 36. Ma Giovanni, cosa stai dicendo? Parole senza senso? Scusa, maestra, è che questa notte ho fatto un sogno. Sognato il paese di Sprecolonia. Giovanni, vieni qui, eppure febbre non ne hai. Ho capito, dammi subito il diario. Gentili genitori di Giovanni, sono molto preoccupata. Vostro figlio dice cose senza senso. Parla di Sprecolonia, di mostri e di formiche. Vi chiedo di portarlo oggi stesso dal pediatra. Non indugiate, la situazione è grave. Vieni alla finestra! Che c'è di strano? Vedo lo spazzatura di sempre. Perché mi scomodo? Brutta ciccione! Per farti camminare un po', palla di lardo! Fosse per te, non ti muoveresti neanche con le cannonate. Anzi, una cosa c'è che farebbe muovere quel peso che ti ritrovi in fondo alla schiena. Cos'hai, cara? C'è la torta, la panna, ripiena di burro e mascarpone? Dimmi che è così, amore, dimmi che è vero. Certo, vieni qui, cicciottello mio. Eccoti la torta. Tiè! Ai, ai, dovevo immaginarmelo, me tapino. Da quando Gorda si sta ribellando al mostro Sprecolone è diventata isterica. Niente più Nutella, niente più patatine fritte e soprattutto niente più spazzatura. Non capisco perché le sia saltato il grillo nella testa. È così bello buttare via. Che gioia quando il mostro Sprecolone ci diceva butta, butta! Spreca, spreca, sporca, sporca. Anche la mia gorda partecipava allegra alla festa dello spreco. Smettila, citrullo! Il mostro ti ha dato alla testa. Forse non ti ricordi quando invece lavoravamo in campagna. Alla sera ci bastavano due patate e una fettina di formaggio. Eppure stavamo bene. E guai a buttare via la crosta, tanto meno un tozzo di pane. Allora sì che Colonia era una città decorosa, bella e pulita, poi è diventata Sprecolonia. Ma non dire sciocchezze!
Grazie a Sprecolone abbiamo imparato ad essere dei super consumatori. Cantiamo l'inno. Piaceva sprecare. Ah, che bello buttare il pane nella spazzatura. Mi dava un'idea di ricchezza, di potenza. Il mostro Sprecolone ci voleva bene. Anzi, ancora mi vuole bene. Lui non sa che sono arrivati quei piccoli guastafeste che mi hanno messo in testa che sprecare è una cosa brutta. Si fanno chiamare formichine salvacibo e quando ti attaccano non c'è niente da fare. È come se un grillo parlante ti entrasse in testa e perdi quella bella stupidere che ti fa vivere senza pensare. Un po' li ammiro, un po' mi infastidiscono. Zitta, zitta! Arriva Sprecolone, il capo zozzone. Non parlare delle formichine, altrimenti le fa fettine. Buongiorno, cari! Come va lo spreco oggi? Avete già buttato un po' di frutta marcia? A dir la verità no. Perché? Non oserete disobbedire ai miei comandi? Tutte le mattine fa la spesa, abbondante e di qualità. A mezzogiorno tutto pronto? Non ti piace? È troppo? Sei già sazio? Vabbè, pazienza. Oggi butti via, domani ricompri altro. A sera per gradire un altro piatto fresco e assai gustoso. Guai a chi non obbedisce, lui sa come finisce. Caro mostro Sprecolone, sei proprio sicuro che così saremmo più felici? Gorda schifosona, metti in dubbio la mia parola? È da un po' che ti osservo e ti vedo incerta. Adesso dimostrami che sei fedele allo spreco e butta il vostro pranzo. Se felice vuoi restare, spreca, spreca e non pensar. Butta in allegria i rifiuti della via, non guardare chi non ha un po' di cibo da mangiare, in qualche modo si farà, molto gioierà. Ehi Giovanni, mi stai ascoltando? Stavamo parlando di quanti sei importante non sprecare cibo. Sapete ragazze, è una strada difficile la nostra. Se ogni cambiamento fosse facile, il mondo sarebbe sicuramente migliore e meno inquinato. Maestra, una domanda. A che cosa serve non sprecare? Tanto il pane non lo possiamo spedire ai bambini che soffrono la fame. E semplici, tu sarai esempio ad altri che impareranno. Tu così rispetti chi ha lavorato per produrre il cibo e rispetti la terra che ci offre il nutrimento. Maestra, noi siamo bambini, tu sei sola, non possiamo farci niente. Abbiate fiducia, ci sono i vostri genitori e a tante altre persone che vogliono per voi un bel futuro. Sì, però al telegiornale ieri hanno detto che consumare aiuta l'economia. Cioè, se tu butti il cibo, poi lo ricompri e quindi spendi. Adesso puoi fare la spesa sempre, la domenica e anche i giorni di festa. E anche di notte. Puoi fare la spesa quanto vuoi, non ti devi preoccupare, non c'è bisogno.
neanche di fare le provviste, tanto puoi andare sempre a comprare. A proposito, sapreste farmi un esempio di animaletti laboriosi e previdenti che si preoccupano di fare le provviste di cibo per aver da mangiare quando il cibo non si trova? Le formiche. Sì, io conosco la storia della cicala e la formica. Sì, le formiche, le formichine, lavorando tutti insieme, mettono da parte anche le briciole più piccole nei loro formicai. Organizziamo la festa dell'antispreco. Andiamo in piazza, raccogliamo tutta la spazzatura e la mettiamo nei sacchetti dell'immondizia. Addirittura faremo la raccolta differenziata. Ottima proposta, potremo invitare i nostri amici e spiegare a tutti la nostra idea. Quelli della brigata formichine. Incredibile! Stanno pulendo la piazza. Che scandalo, che schifo una piazza senza rifiuti. Penso sempre più che abbiano ragione. Che dici, Asinella? Vieni, dai, rubiamo loro un bel sacco e sparpagliamo, dai. Adesso prenderò una di voi e la legherò
È stato sconfitto, ma tornerà e allora avremo bisogno di tutti voi. Bambini, ricordate, non sprecare il cibo. Parola di Formichina. Posso.